Le istituzioni esercitano la loro responsabilità sul futuro dell'ente teatro, così la segretaria generale della funzione pubblica della CGIL Clara Crocè e la coordinatrice del settore Rosa Raffa, che scrivono alla politica e alle istituzioni locali perché intervengano in favore dei lavoratori dell'ente teatro. A un mese di distanza dagli ultimi titoli ufficiali della trascorsa mini stagione, lacrime e sangue, un silenzio spettrale per essersi impossessato del massimo ente culturale della città, dichiarano le dirigenti sindacali. Oltre alle dichiarazioni di probabili future programmazioni, l'incertezza regna sovrana. Ad oggi, infatti, non si ha notizia del bilancio di previsione che doveva essere presentato già il 31 dicembre dello scorso anno, ed ecco perché stupisce che si possa parlare anche ufficiosamente di stagione 2017-2018. Una stagione che si svolgerà in un clima di totale incertezza, in un ente che ancora di fatto non avrebbe visto neanche la ratifica delle nomine del CDA, organo vitale di cui ancora oggi però non si ha alcuna notizia, così come non si ha notizia dell'insediamento del nuovo presidente, il giornalista Luciano Fiorino. Sul versante amministrazione corrente, prosegue la FPCGL, continuano i cronici ritardi sulla liquidazione di fatture dei professori d'orchestra scritturati con partita IVA e delle buste paga di maggio per i professori assunti con contratto a tempo determinato. Chiude lo scenario, concludono le sindacaliste, una rappresentanza politica totalmente e trasversalmente assente, una rappresentanza che volta le spalle a un ente che inevitabilmente soccombe alle due realtà di Palermo e Catania, un quadro che la CGIL e i lavoratori che rappresenta non possono accettare e per il quale porranno in essere una serie di iniziative per richiamare ognuno alle proprie responsabilità.